Ehi ragazzi, io sono Nova e benvenuti in questo nuovo video. Allora, avevo fatto un annuncio sul mio Discord di ieri, che se non siete ancora entrati, entrate, il link è qui sotto in descrizione per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, intanto che non ho la community, dove vi ho avvertiti che ieri, oppure oggi, o con quello che volete, non sarebbe uscito nessun video perché avevo la gola secca. Adesso sono abbastanza più o meno guarito, però se sentite comunque un po' la gola secca e la voce un po' diversa dal normale, è sempre per questo. In questo video parliamo delle gacce tossiche. Prima che cominci il video volevo ricordarvi che soltanto il 29% delle persone che guardano i miei video sono veramente iscritte, quindi se ti piace questo video considera l'opzione di iscriverti, è gratis e puoi sempre cambiare idea. E anzi, sono veramente vicino ai 500 iscritti, quindi raggiungerli entro la fine della giornata sarebbe un sogno per me. Quindi iscrivetevi e cominciamo col video. Gacha tossiche. Cominciamo però col dire cosa sono i gacha per chi vivesse sotto una roccia negli ultimi 4 anni. I gacha sono cominciati a girare nel 2016 come degli sketch comici cartoonizzati in America. Peccato che questa cosa dei gacha in realtà era molto famosa come una cosa per bambini e per fare degli sketch comici. Però le cose sono abbastanza degenerate. Infatti sono arrivate tutte possiamo dire le ragazze, le bimbe alternative che fanno i canali YouTube sui gacha. Non sono poco conosciute. No! Infatti la community di gacha è davvero davvero vasta. Ci stanno canali addirittura con più di 200.000 iscritti in Italia e canali con 3 milioni di iscritti gacha, fanno solamente video con questa applicazione. Ma cos'è, possiamo dire in generale, Gacha Life o Gacha Party, che sarebbero le due applicazioni su cui si fanno i Gacha Life, cioè i gacha? Sono due applicazioni dove potete creare con tutte le pose, quindi facendo anche dei dialoghi, mettendo tanti personaggi, le scene dietro. Possiamo dire, è un gioco, possiamo dire, di stilizzazione, di, possiamo dire, mini cartoni animati, dove puoi giocare con la tua fantasia. In tutti i modi. E perché è una cosa sbagliata? Perché visto che è abbastanza fantasiosa come cosa, è abbastanza brutta, cioè può essere abusata. E di questo ne parleremo dopo. Però cosa sono? Qual è il problema principale dei gacha? Il problema è la community che si è creata, che non è per tutte delle ragazze educate, no, il 90% della community gacha è tossica, ma non voglio dire come gli altri, tutti i gacha sono tossici, tutti i gacha devono essere aboliti, che quelli sono soltanto degli stereotipi di cui parleremo più avanti nel video. Volevo parlare della parte tossica di gacha, della community di gacha, e per dare le mie opinioni sulla community e dire secondo me come si può migliorare, su cosa sono, possiamo dire, i gacha tossici e come si possono estinguere. Cominciamo subito con i gacha WGF. Uno degli argomenti su cui sono creati più gacha in Italia, anche uno tra quelli più creati gacha al mondo, sono i WGF, che sarebbero il gruppo di Lion, il team di Lion, quello con Chico, Stray, Anna e tutti possiamo dire. Perché vengono creati tutti i gacha su di loro? Perché possiamo dire il target della community gacha e il target dei WGF è praticamente lo stesso, quindi vengono ovviamente creati tanti, possiamo dire, mini film, ship e queste cose sui WGF. E per colpo, oppure grazie ai gacha, si sono creati anche delle ship, è da lì che possiamo dire sono nate principalmente le ship WGF, che non sto qui a spiegare. Se volete sapere molto di più sulle ship WGF, vi lascio questo video del cagno meticcio, che spiega possiamo dire, in poche parole, che cosa sono le ship WGF. Però in poche parole, se magari non avete voglia di ascoltare 6 minuti e volete saperlo in 20 secondi, ve lo dico io. Le ship WGF perché sono un problema? Perché molto spesso sono, possiamo dire, sopra il limite. Infatti ci sono molte ship, possiamo dire, spinte e fan art sui WGF spinte, tutto, ma la maggior parte, per colpa dei gacha che hanno promosso queste ship, possiamo dire, tossiche, perché si chiamano ship tossiche, che creano soltanto problemi ai WGF e che sono uno schifo, sono praticamente uno schifo in ondate. E se tu non sei d'accordo che quella ship è reale, sei un omofobo, quando in realtà approvare delle ship gay e
ed essere omofobo sono due cose completamente diverse. Non è che se tu se a te non piace quella ship gay vuol dire che sei automaticamente omofobo. Cioè, non vuol dire questo. E ora però volevo parlare della seconda parte, gli stereotipi. Perché secondo tantissima gente ogni gacha è brutto. Perché secondo tanta gente ogni fan dei WGF è un cretino. Cioè, non ha un senso. E perché dico questo? Perché tanta gente, io non è che voglio essere il cattivone della questione, e no, i gacha fanno schifo. Voglio anche difendere i gacha nei punti dove hanno ragione. A me non piace questa cosa degli stereotipi che tutti i gacha sono così, tutti i WGF sono così, cioè ci sono tante parti di gacha. Se uno per esempio si guarda i WGF, è automaticamente un kid. Beh, il 70% delle persone che si guardano i WGF sono kid. Ma non è il 100%, c'è quel 30% di persone che possono essere anche mature, che si guardano comunque i WGF. Perché nel guardare i WGF non c'è nulla di male. Non ho mai detto questo, però tanta gente lo dice. Automaticamente se guardi WGF sei un kid. Però io direi basta questi stereotipi dove se tu sei quello, sei automaticamente anche quello. Cioè, oppure ci sono anche dei gacha che non guardano i WGF o dei WGF che non fanno i gacha. Cioè, non è che sono tutti uguali, tutti i fan dei WGF sono uguali e tutti i fan dei gacha sono tutti uguali. Sono cose completamente diverse. Ok che c'è la maggior parte, la massa. Però non è che la massa è sempre il 100%. Volevo soffermarmi qui sugli stereotipi perché ho visto che tanta gente, più che passa il tempo, più sta cominciando ad insultare persone, soltanto perché sono dei WGF oppure fanno i gacha e basta. Cioè, stereotipando al 100% questa questione. Ora vi lascio al prossimo punto. Ecco, una parte che stavo aspettando. Oggi volevo parlare principalmente su questa parte della pena. Volevo parlare di una youtuber chiamata Toxic Tixco, che ha 10.000 iscritti e non la odia nessuno, sul perché questa si è fatta 10.000 iscritti in praticamente una settimana. Vi spiego immediatamente il motivo. Perché ha fatto la pena. Tutto è cominciato quando avevo pubblicato questo video chiamato "Guarda questo video se sei triste", che ha fatto tipo 200.000 visualizzazioni, e lei si è inventata che della gente l'ha insultata. Quando io non ho visto insulti, e anche se l'avessero insultata, erano tipo 3 o 4 in croce. E se l'hanno insultata è anche per colpa degli stereotipi di cui ho parlato nello scorso punto. Però perché io ora sto criticando Toxic Tixco che si è fatta 10.000 iscritti facendo questi video della pena? Perché lei ha fatto almeno 20 o anche 30 video con tutti con decine di migliaia di views. Tutti, ragazzi, chiudo, poi no ragazzi non chiudo, torno appena visto che ha fatto gli iscritti, no ragazzi non chiudo, guardate che rimango, eh. Poi l'hanno insultata, poi non si sa chi l'ha insultata, vabbè l'hanno insultata e lei ha cominciato a piangere nei video con i gacha che piangono. Cioè, questa cosa della pena, dico, ragazzi iscrivetevi perché tutti mi insultano, questa cosa della pena nel fare pena, nel dire ragazzi io piango, tutti mi insultano, iscrivetevi al mio canale per favore perché sono una ragazza depressa. Cioè, questa cosa della pena gli ha portato all'incirca 10.000 iscritti. E non dico che non va bene, ma è un modo abbastanza marrano per fare tanti iscritti. Infatti la sua community è attiva in parte. Cosa vuol dire questo? Che lei porta, oltre a portare dei video, se mi permettete, di merda, non dico che tutti i gacha sono di merda, e di quello ne parleremo dopo, quindi rimanete incollati col video fino alla fine, ma dico principalmente che secondo me i suoi video sono uno schifo. E perché dico questo che sono uno schifo? Perché cioè, sono video di 15 secondi, tutti, 15 secondi, con uno sfondo della gang e tutte quelle cose, dove lei scrive con il gacha che piange, il tizio che piange, la tizia che piange, con insulti, dice, mi hanno insultata, ma chi ti ha insultato? Cosa ti hanno detto? Basta insulti e poi quel video ha zero dislike e zero insulti nei commenti. Ma chi ti sta insultando? Allora voi direte, persone come te la stanno insultando. Io non la sto insultando, cominciamo così. Ho detto che i suoi video fanno schifo perché è oggettivo che video di 15 secondi con uno sfondo nero che dicono ragazzi scrivete nei commenti c'è che male, che ridere,
fanno 20.000 views e nessuno la insulta, nessuno la stava insultando, però lei comunque se ne è approfittata per fare la pena. E niente ragazzi, secondo me questa cosa della pena è abbastanza sbagliata, perché ti porti persone che si sono iscritte non per i tuoi contenuti, ma perché della gente ti ha insultato, che poi neanche è vero. Magari fosse anche vero che qualcuno ti ha insultato, ma neanche quello è vero. Ora però passiamo al prossimo punto, con Toxic Tixco abbiamo parlato. Ah, la parte che credo stavate tutti aspettando, i gacha sex. Per quelli che hanno vissuto in una roccia per gli ultimi 10 anni, credo, cosa sono i gacha sex? I gacha sex sono, possiamo dire, video di gente con, possiamo dire, visto che non c'è l'opzione di mettere nuda una persona su Gacha Life, con dei vestiti, dei pantaloni completamente rosa, di gente che fa, che scopa su Gacha Life. Ma è un gioco per bambini? Come fanno le persone a scopare? Praticamente ci mettono lo sfondo del letto, loro con una posa che proprio fanno sesso, e con il pantalone e la maglietta di colore rosa carne, che si confonde col e sembra che sono nudi. Perché questa cosa è sbagliata? Non credo che ci sia neanche il bisogno di spiegarlo, perché è ovvio che non c'è, cioè, perché dovresti fare dei gacha sex su dei gacha? Poi la cosa più cringe che mi rode il cervello è sono i fidanzati che fanno i gacha sex con la ragazza. Cioè che schifo! Che schifo! Il problema è che questo è si può ancora fare su Gacha Life e YouTube lo accetta. YouTube non fa nulla, Gacha Life non dice nulla. Non si fa nulla su questo, i produttori di Gacha Life, i developer non fanno nulla per evitare i gacha sex, visto che dei bambini potrebbero cercare Gacha Life e queste cose, visto che anche io a volte di notte alle 3 di notte guardo quei mini film di Gacha Life con annoia. Però cioè, un bambino potrebbe tranquillamente cercare Gacha Life e si trova i gacha sex. Non è tanto bello, cioè non è tanto bello e giusto che si ritrovino dei gacha sex mentre cercano soltanto dei gacha life. Secondo voi, non so se secondo voi è giusto che i gacha sex siano ammessi. E perché sto dicendo questo, che i gacha sex non devono essere ammessi? Cioè, perché i gacha sex sono così tanto un problema se non li fa nessuno? Non li fa nessuno? Tantissimi li fanno e fanno milioni e milioni di visual e girano. Il problema è che girano, puntano nei correlati, potrebbero spuntare nei correlati a dei bambini anche. Secondo me bisogna abolire questi gacha sex, non come molti pensano che si faccia, tipo gli anti gacha di cui parleremo sempre dopo nel video, che vogliono proprio abolire i gacha life, fare i raid alla gente. Quelli sono gli anti gacha di livello supremo. Ma dico che secondo me magari segnalare ai developer di togliere i pantaloni, i vestiti rosa, oppure qualunque modo per evitare i gacha sex, e si finisce qui. Perché secondo me bisogna abolire i gacha sex, perché sono una cosa non family friendly e non adatta ad un gioco per bambini come Gacha Life. Questo è più un punto che riguarda quasi tutta la community gacha, e non soltanto i gacha tossici. Perché sto dicendo questo? Perché è una cosa che è inevitabile per alcuni. H, l'età. Oltre ad avere i gacha sex e fare tutte queste cose, loro vanno anche contro le regole di YouTube. Non perché fanno i gacha, perché fanno quello, perché fanno quell'altro, vanno anche contro le regole di Gacha Life alcuni. Cioè, perché? YouTube, se hai meno di 13 anni, non puoi avere un canale YouTube gestito da te. Alcuni diranno, ma è il consenso dei genitori. Non serve il consenso dei genitori, serve se hai meno di 18 anni e hai un canale YouTube. Mentre se hai meno di 13 anni, il canale YouTube lo gestisci completamente tu, è illegale averlo. Illegale anche con tutti i permessi che vuoi. Non lo puoi fare perché YouTube è vietato ai minori di 13 anni, per quelli c'è YouTube Kids. E per il problema è che la maggior parte, una buona parte delle persone che fanno i gacha hanno dai 9 ai 12 anni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il 90% della community gacha che fa i video gacha va contro le regole di YouTube, quindi
dovrebbero automaticamente andare fuori da YouTube. Ma non dico che i gacha devono andare fuori da YouTube, non sono di quegli anti-gacha. Sto dicendo fatti, perché molta gente non meriterebbe di stare su queste piattaforme. Non dico tutti i gacha vanno aboliti, nessuno merita di stare su questa piattaforma, ma tipo della gente che se ne approfitta come Toxic Tixico, oppure altra gente che fa i gacha sex, quelli sì che non meritano di stare nella piattaforma. E volevo anche dire un'altra cosa: Gacha Life è vietato ai minori di 10 anni, ok? Quindi se tu hai 9 anni, visto che c'è gente che ha 9 anni e fa i gacha, non lo potresti neanche usare. Però comunque loro lo usano, anche se dovrebbero essere bannati sia da YouTube che da Gacha Life. Però comunque ci stanno canali di gente che ha 9 anni con decine e decine di migliaia di iscritti. E la monetizzazione, quindi i soldi, attiva, che è una cosa ancora più illegale. Quindi ti stai facendo soldi ingannando YouTube. Vabbè ragazzi, ci si passa alla prossima. Ah, ecco la mia parte preferita di questo video: approfittatori e incoerenza. Torniamo un attimo indietro, parliamo di Toxic Tixico. Tanta gente si sta approfittando del suo immediato successo, tra cui Gachametti, sto arrivando, tra cui Gachametti, per fare views, per fare soldi, per fare tutto quello che volete. E cioè, qual è il problema in ciò? Gachametti, come tantissimi altri youtuber, se ne sono approfittati del immediato successo di Toxic Tixico nella community per sapete cosa? Fare iscritti. Infatti Gachametti in meno di una settimana è passato da 9.700 iscritti a più di 10.200. Tutto per Toxic Tixico. E non c'è nulla di male nel fare delle collaborazioni con altri youtuber famosi che stanno esplodendo. Peccato che Gachametti è un incoerente. Perché dico questo? Perché lui aveva fatto, cioè tanto tempo fa, circa qualche mese fa, faceva delle live dove praticamente, in poche parole, insultava le sue fan. Si era già creato un mini scandalo qualche mese fa su Gachametti, che era praticamente esploso questo scandalo. Poi lui si è scusato e tutto, ma l'incoerenza rimane. Su molte cose Gachametti è risultato innocente alla fine, tipo lo strike ad Asby, quello non era vero, erano tutte prove falsate per andare per far sembrare che fosse lui. Però le live eri tu, o mi sbaglio? Le live dove tu insultavi le tue fan, dove davi delle grasse, dove le facevi piangere, non eri tu? Oppure mi sto sbagliando io? Avrei anche chiesto scusa? Ma le cose rimangono sull'internet. E adesso fai una collaborazione con Toxic Tixico, che è la prima che viene insultata. Probabilmente Toxic è un'ingenua che pensa che tu sia una persona per bene, quando in realtà tu te ne approfitti. Hai fatto quello scandalo per fare iscritti e per fare visual. Poi ti sei scusato per magari mantenere quelle, per non essere odiato. E ora fai la collaborazione con Toxic contro il bullismo. Oh no, Gachametti, quello che 4 mesi fa dava delle grasse alle sue fan. Mi dispiace davvero che dovete fare questa campagna contro il bullismo che vi ha sempre distrutto la vita. Ragazzi, devo dire altro. Un altro caso abbastanza imbarazzante è quello del King della Zona. Però non sto qui, possiamo dire, a parlarvi del King della Zona perché è un discorso molto ampio. Se volete sapere sul King della Zona, vi lascio qui un altro video del cagno meticcio. Se volete approfondire la questione del King della Zona, potete guardare tranquillamente il suo video. Allora, in poche parole, chi è il King della Zona? Il King della Zona era questo 14enne, che dal 2016, oltre a spammarsi, ha aperto un canale gacha, è razzista, omofobo, sessista, faceva gacha sex. E oltre a questo si era anche scoperto che non era un vero 14enne. Anzi, tanta gente pensa che è un pedofilo, sia un 30enne, che si finge un 14enne per adescare bambine, visto che ormai è diventato un meme contattare il King della Zona. Un meme! E ora la gente se ne sta approfittando per contattare il King della Zona, quando in realtà il King della Zona molti pensano sia un pedofilo 30enne. Ragazzi, devo aggiungere altro? Devo veramente aggiungere altro? Gachametti distrutto, Toxic distrutto,
King della zona, distrutto. Passiamo al prossimo argomento. Ah, l'abuso degli iscritti. Che cosa vuol dire questo? Visto che i gacha, le persone che fanno i gacha, sono persone che prendono migliaia e migliaia di iscritti a una giovanissima età, piace molto abusarne di questi iscritti, oltre a fare litigi con bestemmie su Discord, dove litigano perché ha più iscritti, proprio litigi da bambini di 10 anni, delle elementari, loro si abusano degli iscritti. Guardiamo per esempio il caso di Gachametti di nuovo. Gachametti ha creato questo canale chiamato Gachametti 34 VGF. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui ha abusato dei suoi iscritti, visto lui oltre all'incoerenza ha fatto pure il danno. Lui 2 mesi fa, visto che andava di moda parlare di Wolf VGF, che ne avevo parlato anche io nello biasimo, aveva detto che secondo lui era sbagliato fare queste views, soltanto sui VGF, perché ti facevano iscritti falsi. I VGF non bisogna fare views sui VGF, è approfittazione, vero Gachametti? Poi un mese e mezzo dopo apre il canale Gachametti 34 VGF, dove porta dei video sui VGF e poi si lamenta che lo insultano. Ragazzi, devo aggiungere altro? Se avete capito che cos'è l'abuso degli iscritti? Vi ricordo che se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi, siamo quasi a 500. E ora passiamo all'ultimo argomento del video. A me non piace insultare, stereotipare, queste cose. Infatti non è un video per parlare soltanto dei gacha tossici e insultarli, perché per fare la parte del cattivone. Volevo soltanto anche prendere un momento, come avevo fatto per la parte degli stereotipi, per difendere i gacha, cioè per difendere alcuni gacha. Proviamo subito lo stereotipo che i gacha fanno tutti schifo e non c'è impegno nel farli, perché io conosco tanti gacha tuber che hanno anche pochi iscritti, perché ovviamente YouTube premia la merda. Possiamo dire che fanno dei gacha bellissimi. Gacha animati, fatti bene, anche lunghi, dei mini film abbastanza, con una trama anche bella, oppure magari delle riadattazioni di film, di libri, che sono carine, che sono belle. Mi piace molto come loro tengono questo mood che è abbastanza bello, con le musiche giuste, non video di 15 secondi che dovrebbero far ridere, quando in realtà sono 15 secondi di schermo nero e di una persona che dice: guardate a fianco il tasto iscriviti, mi ha attivato gli abbonamenti. Va bene ragazzi, volevo dirvi in poche parole che secondo me non tutti i gacha fanno schifo, e volevo anche andare un attimo contro alcuni anti-gacha. Perché dico questo? Non tutti gli anti-gacha fanno schifo e non tutti i gacha fanno schifo. A volte gli anti-gacha sbagliano, perché secondo me è ingiusto abolire tutto gacha. Ok, i gacha sex secondo me devono abolirsi. Non mi considero un anti-gacha come molti, però anche io sono contro i gacha sex e le persone che usano i gacha per approfittarsene, per fare iscritti e soldi. Però ci stanno anche persone che te lo fanno soltanto per divertimento e lo fanno soltanto e unicamente, volete sapere per cosa? Per divertirsi, lo fanno anche bene. Chissà perché quelli che lo fanno per divertirsi, non per gli abbonamenti. Guardate a fianco il tasto iscriviti, mi ha attivato gli abbonamenti. Torniamo seri. Possiamo dire che queste persone fanno video anche migliori. Cioè, in che senso video migliori? Video fatti bene, con cui ci avranno anche messo ore e ore di editing, e non 15 secondi di una persona che dice: ragazzi, mi insultano, fine. Cioè, quelli fanno 10.000 iscritti, mentre quelli che si impegnano veramente ne fanno al massimo 600. Poi le sponsorizzazioni sono proprio il colmo del colmo. C'erano proprio lo schifo dello schifo. Prendiamo per esempio Aru. Questa persona chiamata Aru, che in 2 giorni, credo, si è fatta 1.000 iscritti, è passata da 500 iscritti a 1.500 iscritti senza aver portato contenuti. Perché questo? Perché Toxic Tixico lo ha sponsorizzato e si è fatto 10.000 iscritti in 1.000 iscritti in 2 giorni. Stessa cosa per Gacha Mettino. Ragazzi, devo aggiungere altro, volevo però anche difendere i gacha, perché non tutti fanno schifo, alcuni si impegnano. Io conoscevo anche, ho visto dei video di Toxic, di prima di tutto il casino della vena, e fa anche dei video bene editati.
Però non vuol dire che se fa dei video ben editati per forza non può aver fatto altro. E non dico questo per tutti, non dico questo soltanto per Toxic, non dico questo... Io dico in generale. Cioè, per esempio Toxic prima faceva dei video belli ed editati. Ho visto anche il suo video sulla prima volta di Among Us, quello è un video fatto bene. Però è un video su 20 di altri che sponsorizza e fa cose, non dice nulla, schermo nero, abbonamento. Guardate a fianco il tasto iscriviti, mi ha attivato gli abbonamenti. Okay, basta, così stavo dicendo abbonamenti e queste cose. Quindi volevo anche difendere i Gash in questo punto della questione e ora vi lascio al finale del video. Ragazzi, il mio video sui gacha tossici finisce qui. Se il video vi è piaciuto, vi considero l'opzione di iscrivervi. È gratis, potete sempre cambiare idea. Mettete like, scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Condividete con tutti i vostri amici e ci si vede alla prossima. Ciao!